non c'entra una mazza questo. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Federica e nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, siamo qui perché i filtri di Instagram. I filtri! Perché i filtri di Instagram oggi decideranno il mio make-up. Allora, partiamo dal presupposto che puoi usare questi filtri solo se sei Nikki Tutorial, se hai una make-up collection che inizia qua e finisce in America, perché diciamo che i brand nominati sono tantissimi, ovvio, però io non ho tutta questa roba, cioè ne ho un po'. Quindi ho fatto un po' di fatica, nel senso che non ho potuto utilizzare sempre gli stessi filtri, ma ho dovuto cambiare un attimo. Quindi io direi di cominciare. Vi metterò di qua o di qua le storie per farvi vedere quello che mi è uscito. A proposito, se ancora non mi seguite su Instagram, innanzitutto per quale motivo? Andatemi a seguire perché molto spesso nelle storie vi faccio delle domande, faccio dei sondaggi e siete proprio voi a decidere alcune cose, come in questo caso. Infatti vi avevo proprio chiesto in un sondaggio su Instagram quale video avreste voluto vedere per primo, se questo o un altro, e ha vinto questo qui. Partiamo appunto dal primer e vediamo che cosa è uscito. Vediamo. Benefit. Allora, non ho proprio questo, però vabbè, usiamo sempre il Professional, però versione idratante. Come avete visto, è appunto uscito il Professional di Benefit. Io purtroppo non ho quella versione, ma ho questa qui, che è sempre appunto il Professional, però nella versione Hydrate, cioè nella versione idratante. Questa è la mini taglia e l'ho utilizzato spesso, diciamo, negli ultimi giorni, e devo dire che mi piace molto. Questa è più o meno la consistenza. Va a rendere la base molto idratata, però allo stesso tempo non unta, cioè il fondotinta al di sopra scivola molto bene e rende veramente la base molto smooth. Poi passiamo al fondotinta e vediamo cosa Instagram ha deciso per me. Fenty, bene. Bene, allora, come avete visto, il fondotinta che è uscito è il Pro Filter di Fenty Beauty, quindi lo andiamo a stendere. Io lo utilizzo nella colorazione 150, lo vado a stendere con la spugnetta di Real Techniques. Allora, io sono molto contenta che sia uscito questo fondo. Uno, perché è uno dei miei fondotinta preferiti in assoluto, e due, perché ultimamente, non so perché, ma è, diciamo, ricicciato fuori questo fondo su YouTube Italia. Perché, che è successo? Alcuni youtuber, specialmente io ho visto due video che riguardano questo argomento. Ho visto i video di Giulia Mapelli e Carmi MUA, che vi lascio giù nell'info box i loro video, in cui appunto parlavano di questo fondo e lo mettevano però tra i loro, diciamo, non odiati, ma insomma prodotti sì, che si sono pentiti di aver comprato, perché dicevano che appunto questo fondotinta ha un finish molto molto matte, e questo è vero, gli secca tantissimo la pelle, ossida tanto. Avendo loro in questione una pelle mista, non lo consideravano adatto, ma lo consigliavano solamente per pelli molto molto grasse. Allora, io non sono per niente d'accordo, cioè questo mostra veramente come il make-up a volte è super super soggettivo. Cioè, perché io, allora, io non ho una pelle molto molto grassa, cioè ho una pelle mista, ho delle zone secche, delle zone un pochino più grasse, però non è che mi lucido, che dici oddio, a fine giornata sono proprio una lampadina, no. Cioè, nel senso, magari anche con una giusta skincare io riesco tranquillamente a mantenere il fondo per tutto il giorno. Ma in generale io questo fondotinta lo adoro, cioè su di me non ossida. Cioè, questo è il mio colore e rimane così. Mi dura tutto il giorno, ma veramente tutto il giorno, e non mi secca affatto. Cioè, non lo trovo così opaco, opaco, che dici oddio. Cioè, sì, è un fondo, diciamo, dal finish matte, molto matte. Però non è sta cosa che dici oddio, mi sto a stendere lo stucco e è, boh, importabile, assolutamente immettibile. Cioè, io veramente, è uno dei miei fondi preferiti. Cioè, io so che quando devo, c'è una giornata particolarmente intensa, devo stare fuori tante ore, cioè questa è una delle mie prime scelte, quindi poi è molto coprente, non lo so, cioè è veramente strano. Questo veramente dimostra che il make-up è molto soggettivo a volte. Ok, il fondotinta è su e possiamo passare al correttore. Vediamo i filtri che cosa hanno deciso. Passiamo al correttore. L'Oreal, bene.
Allora, come avete visto, è uscito L'Oreal come brand e io di L'Oreal ho questo prodotto qui. Questo è l'Infallible Morden Concealer di L'Oreal. Io questo correttore, come vedete, l'applicatore è molto grande, infatti è stato paragonato anche lui a, per esempio, quello di Nabla o quello di Tarte. Allora, io questo correttore non l'ho capito, nel senso che è molto, allora, su di me è abbastanza secco, nel senso che mi evidenzia abbastanza le zone, le pieghe nel contorno occhi. Secondo me per il contorno occhi è un pochino troppo secco, per cui da quando l'ho acquistato ormai parecchio tempo fa, però non mi trovo ad utilizzarlo così spesso perché preferisco appunto una texture un pochino più idratante, un pochino più riempitiva. Allora, il pregio di questo è che comunque si setta, si autosetta e rimane fisso lì dove lo mettete, non si sposta. Però questo comporta anche, non lo so, su di me almeno una secchezza un po' troppo eccessiva. Ok, visto che il correttore su di me è abbastanza secchino, io non andrei a mettere una cipria, altrimenti complichiamo ancora di più la situa. E vado a fare un po' di contour e a scaldare il viso, però questa volta non decide Instagram, decido io, perché mi uscivano cose solamente tipo Patrick Ta o, non lo so, House Laboratories per fare il contour e io non ce l'ho. E quindi andiamo di Esatto, utilizzerò questa palettina qui che devo dire mi piace molto. Questa è la Pink Romance e vado a prendere questo colore qui appunto per la terra. Lo metto qui per scaldare un po'. Molto carino questo colore, si sfuma bene. Questa palettina mi sembra che costi intorno ai 6 euro, cioè. Io anche soprattutto per viaggiare, così per portarsela dietro, è comoda, ha quattro cialde, un illuminante, un blush e una terra e anche una specie di cipria, diciamo. E secondo me è veramente molto versatile. Anche come colore non è affatto male. Come blush uso sempre questo colore qui. Ok, allora possiamo passare al look occhi e vediamo che cosa i filtri mi hanno detto. Andiamo di palette occhi. Huda! Come avete visto, ha vinto Huda, la nostra cara sceicca, e ho deciso, io di Huda ho un po' di palette, diciamo che è uno dei miei brand preferiti, ma una che non vi ho mai mostrato sul canale, credo, è questa qui. Questa è la Desert Dusk di Huda Beauty. Ecco come si presenta all'interno. Devo dire che io sono particolarmente affezionata a questa palette perché è stata la mia prima palette. Ebbene sì, non è stata la Naked come per tutti, io ho iniziato tardi. E questa è stata la mia prima palette occhi e io la amo, cioè l'ho veramente usata tantissimo, ci ho sperimentato un sacco, ho fatto tutti i miei primi look con questa palette e mi piace tantissimo. Allora, c'è da dire che ho avuto in questi mesi in cui la mia passione è cresciuta di provare, modo di provare moltissime altre palette, quindi moltissime altre texture e formulazioni. Vi devo dire che la formulazione degli ombretti di questa palette in particolare, adesso che ho avuto la possibilità di provarne altre, non è la mia preferita. Però comunque rimane un top, uno dei top secondo me, per cui andiamo a utilizzarla. Tra l'altro, se non avete lavato i pennelli come me, io vi consiglio assolutamente di comprare questo cosino di Sephora che serve per appunto togliere la polvere dai pennelli. Certo, sarebbe meglio lavarli, ma non mannavo. Ok, allora, che look faccio? Boh. Allora, innanzitutto vado a prendere il color panna qui in alto e lo metto su tutta la palpebra per fissare il correttore di L'Oreal che c'era prima. Poi con un Morphe M330 vado a prendere Eden e lo metto nella piega dell'occhio. Poi vado a prendere Amber e lo metto nella parte esterna e per scaldare un pochino il make-up. Questo qui fa un pochino di fallout. Poi riprendo il pennello di Morphe senza aggiungere colore e sfumo i bordi. E faccio lo stesso di là. Con il dito vado a prendere un po' di Blue Moon. Questo è burrosissimo ed è un bronzo stupendo.
e lo metto su tutta la palpebra. Guardate che bello, in maniera molto diffusa, non voglio fare niente di super preciso. Poi prendo un pennello più preciso e piccolino e lo bagno con un po' di setting spray e vado a prendere Nefertiti e lo metto solo nella parte centrale per creare, vedete, questo punto luce. Vado poi a fare una riga di eyeliner sfumata, perché sto in fissa, con OUD, questo marrone qui scuro. Per la parte inferiore vado sempre ad usare OUD. Metto una matita nera all'interno dell'occhio e uso una Velvet Line di Nabla. Questa si chiama Bombay Black. Metto le ciglia finte e torno. Eccomi qua, a questo punto possiamo passare al mascara. Mascara Benefit. È uscito il Bad Girl Bang di Benefit e lo vado a mettere nelle ciglia inferiori. Spruzzo un po' di setting spray per fissare bene le polveri. Passiamo adesso all'illuminante, vediamo i filtri. Vediamo l'illuminante. Nabla. È uscito Nabla e vado a mettere uno degli skin glazing che è Ozone. Questo illuminante è bellissimo. Mancano le labbra. Vediamo cosa usare per le labbra. Anastasia. È uscita Anastasia Beverly Hills. Io di Anastasia ho questo qui, che sarebbe l'Undressed Lip Set. E tra tutti questi penso che andrò con... Ho deciso di mettere Beaming, ovvero questo qui, che dovrebbe essere dall'effetto leggermente metallizzato, glossato. Vado a tamponare un po', dà questo effetto metallizzato, non so se mi piace in realtà. Ci vado a mettere sopra un pochino di Peachy, non c'entra una mazza questo. Ed eccoci qua ragazzi, allora questo è il look terminato, che dire, alla fine è venuta fuori una cosa molto bronzy, dai mi piace, non molto nelle mie corde, magari io sono un po' più rosini, violetti eccetera, però devo dire che alla fine è uscito un bel look. Fatemi assolutamente sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto, e ricordatevi di andarmi a seguire su Instagram, ve lo lascio qui in alto, visto che nelle storie vi faccio appunto molte domande, sondaggi, perché volevo fare proprio un prossimo video in cui sarete voi a scegliere il mio makeup, quindi i miei follower decidono il mio makeup, per cui tenete d'occhio le storie, stay tuned, perché i prossimi a scegliere sarete voi. Prima di salutarci ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video in arrivo. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video, ciao!